io lo sai che sono un poesia competente, ti servo con tutto il cuore, toglimi dal cuore questo peso, fai che mio figlio possa avere un lavoro. E nel 2010 mio figlio aveva fatto un concorso, però questo concorso poi l'altro stato l'hanno bloccato, sono arrivati, lui è arrivato a 340, tutti sono arrivati, si erano arrivati circa 300, non l'hanno bloccato. Allora io tutte le sere, tutte le notti mi svegliavo e pregavo, signore ti prego, signore ti prego. A un certo punto mi chiama mio figlio, sai papà, quel concorso lo hanno prorogato fino a giugno, da 200, vedete, da quanto ho pregato, mio figlio del 248 lo hanno chiamato e ringrazio veramente il Signore perché mi ha risposto. Però poi il diavolo mi metteva sempre dei dubbi, sapete perché? Perché una volta che è arrivato là dovevano fare degli esami, dei testi, per vedere se aveva l'idoneità. E il diavolo combatteva, non credo che succeda qualcosa, che gli trovano qualcosa, ma grazie a Dio ieri mi ha chiamato, papà, tutto a posto, ho avuto l'idoneità e lunedì ripeto a lavorare. Gloria a Gesù Cristo, veramente voglio dare gloria al Signore, credetemi, queste cose succedono in questa chiesa, perché qua c'è uno Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Io su questa testimonianza devo, che l'emozione non ti coglie, la devo completare perché vi devo dire, con Pasquale. Pasquale, chi è Pasquale? È un fratello che ha conosciuto il Signore da molti anni. E da con te che noi siamo qua. Questo anche per testimoniare, per chi vuole dire e affermare cose diverse. Ma da con te che noi siamo qua, come chiesa stabile, molte anime hanno conosciuto il Signore, sono arrivate alla salvezza, si sono battezzate. Oltre 70 anni. Anime che conoscevano e hanno la conoscenza come Pasquale, sono state rivitalizzate nel Signore. C'è una nuova vita nel Signore. Pasquale l'ho visto impegnato come pochi. Io l'ho chiamato, lui ha risposto, l'ha chiamato. Ed io chiamo. E molti stanno rispondendo alla chiamata. Se non risponde poi non riceve. Ma chi risponde alla chiamata, Pasquale sente. Lo vedi impegnato a seguire Beppe, a seguire l'opera, a lavorare. E se, Pasquale, io devo dire, è una serietà del Signore, come pochi. Sono arrivato, lo vedevo, la scuola 70 anni, con martello pneumatico, che stava rompendo. Ma ancora prima di oggi, io gli ho detto, Pasquale, hai visto il Signore cosa ha fatto? No, hai visto il Signore cosa ha fatto nella vostra casa? Quello che umanamente è impensabile, non è possibile. Hanno avuto grossi problemi col figlio. Addirittura, quando è successo il casino, sono arrivati anche i carabinieri perché è caduto nelle trappole del diavolo. Anche la figlia, non voglio sapere niente, volevo sapere. E io gli ho sempre detto, Pasquale, abite Paola, abbiate fede al Signore. Dio farà sempre la differenza. Fa la differenza tra chi serve, chi crede e serve e chi no. Dio ha risposto alle preghiere. Noi abbiamo pregato. Il pastore ha pregato. E ha pregato anche l'altro giorno, quando Pasquale mi ha detto, ho paura, ricordo che Pasquale non abbia, non avevo. Gesù Cristo ha messo la sua mano e andrà. Loro che hanno fatto? Hanno messo la loro fiducia, Pasquale e Paolo hanno messo la loro fiducia nel Signore. E sono impegnati con serietà.
squadre libere, quando è libero. Ma non è il lavoro. Io dico squadra ormai. E non gli devo chiedere, non gli devo dire neanche cosa deve fare. Lui sa, viene, vede il bisogno. Gloria a Gesù Cristo. Questo per farvi comprendere. E servire il Signore. Queste sono le testimonianze. Il Signore gli ha dato un posto di lavoro. Aveva perso il posto di lavoro a Bergamo. E ne è tornato qua. Ha perso la macchina, ha perso il denaro, ha dilapidato tutto. E stava per dilapidare tutto quello che questi santi fratelli avevano. Ma il Signore è intervenuto, soccorrendo. Gloria a Giuseppe, ti voglio bene, Pasquale. Lo voglio bene a tutti. Ma poi devo dare onore a chi lo. In questo caso parlo di Pasquale. Vorrei parlare di tutti così. Tu pensi che un padre vorrebbe vedere i figli come li vuole vedere, al massimo, o no? Come li vuole vedere un padre e figli? E se uno va male, che è contento e afflitto? Tu non lo devi rincorrere sempre a un figlio come il padre. Forse per quel figlio è un rompe, come dicono noi i giovani, è un rompe. Ma per il padre è un'afflizione. Gloria a Gesù. Ma Dio vuole intervenire in ognuno di noi. È lo stesso Dio Pasquale, il Dio di Pasquale è Gesù Cristo. È il mio Dio. È anche il tuo. Differenza con te. Io ci credo. Lo mostra con i fatti. Tu ci credi, però con i fatti non lo mostri. Mostra di credere in altro. So se. La verità è questa. Chi fece la volontà del Padre Celeste? C'erano due fratelli. Uno disse, domani bisogna andare nel campo a lavorare. Il primo disse, Signore, io ci andrò. Il primo. Detto così, all'infuori. Il secondo disse, no, io non ci vado. Il giorno dopo, sapete cosa è successo? Il primo che aveva detto che doveva andare, non è andato. Il secondo che aveva detto che non ci andava, è andato. E il Signore dice, chi ha fatto la volontà mia? Il primo o il secondo? Secondo, cioè quello che l'ha praticato, non quello che si è mostrato con tutte le sue foglie, col suo petto gonfio, col suo apparire davanti agli altri il più grande e il numero uno. Non quello, l'altro. Gloria a Gesù Cristo. Andiamoci con me. Gloria a Gesù Cristo.